Don Giuseppe, si chiude un'esperienza lunga 10 anni, naturalmente lei qui ci ha messo il cuore, ci ha messo l'anima e quindi è stata un'esperienza forte di vita, ma non solo di vita, anche un'esperienza pastorale. Adesso inizia una nuova sfida, un nuovo incarico pastorale a Ribera. Monsignor Buonmarito ci diceva che ogni posto dove andiamo bisogna amare quel posto. E Monsignor Ferraro mi diceva dare fino all'ultima goccia del proprio sangue per il Signore. E allora ecco la mia esperienza qui a Canicattì. Un'esperienza bella, 10 anni sono volati, tu hai detto lunghi, 10 anni sono volati, cioè siamo arrivati al decimo anno e ci sono tante cose da fare, tante cose da fare. E uno dice, ma sono volati, sono passate. Però Cosa porta con sé di questa esperienza? l'amore dei canicattinesi. Al di là di che ci può essere qualche cosa, hai questo Don Giuseppe un po' rigido, sembrava rigido, oppure sai, è forte quando dice. Però io l'ho detto ieri sera alla mia comunità che era riunita qui in chiesa per la messa, ho detto: mi avete amato, io vi ho amato, mi avete amato, io mi sono sentito voluto bene, è una cosa bellissima questa. Sono sentito voluto bene dai miei parrocchiani, mi sono sentito voluto bene dalla gente di Canicattì perché mi ha ricolmato di grande attenzione. Una cosa bellissima, mi sono sentito amato, voluto bene dai sacerdoti. Una cosa bella, cioè con i sacerdoti abbiamo organizzato sempre tutte le cose, sempre insieme. Sacerdoti che escono fuori dalle parrocchie, che trattano molti temi sociali, ecco, non soltanto la dottrina della Chiesa, che poi naturalmente si accosta molto alla dottrina sociale, con momenti anche duri per questa comunità. Ci sono stati anche degli omicidi, ricordiamo anche la morte di Marco Vinci. Eh sì, e in quel momento non è che siamo stati zitti come presbiterio, cioè non è, abbiamo alzato la voce, ma non solo nella morte di questo nostro fratello, ma in tutte le occasioni di violenza li abbiamo proprio denunziate in maniera categorica, così come abbiamo denunziato il dilagare della droga. Che distrugge, addirittura io ho detto come può un padre che guadagna soldi dal vendere della droga, che è omicidio, dare da mangiare ai suoi figli? Cioè tu stai dando ai tuoi figli l'omicidio, cioè il frutto di un omicidio. Questo, la droga è questo, diciamocelo francamente, chi spaccia droga, chi vende droga, anche se esteriormente può essere la persona più distinta possibile e immaginabile, ma è un portatore di morte. Lo abbiamo detto tante volte, lo ribadisco ancora, lo ribadirò fino a quando ne avrò forza di ribadirlo in tutti i posti: chi spaccia droga è venditore di morte e non può, con il guadagno di sangue, con il guadagno brutto che è il guadagno della droga, dare da mangiare ai figli. Lei all'inizio dell'intervista ha citato Monsignor Buonmarito, che ci ha lasciato da qualche giorno, un grande vescovo per questa diocesi, un vescovo innovatore, uno che è stato capace anche di tuonare, ecco, di essere rigido nell'omelia in occasione dei funerali di Setta. Ma cioè, tu mi hai toccato, con questa domanda mi hai toccato il cuore, perché Monsignor Buonmarito per me è stato padre, maestro, per me è stato tutto. Io devo molto a lui, anche agli altri vescovi, però con Monsignor Buonmarito abbiamo passato insieme 43 anni di vita, non si scherza. Io ero appena 17enne, 16 anni, 17 anni, quando lo incontrai, lui aveva 50 anni. E portò un'ondata straordinaria di novità nella nostra Sicilia, nella nostra terra grigentina. È vero, lui ha tuonato tantissimo. Mi ricordo un'espressione, proprio se volessi qua ricordare tutte le espressioni di Monsignor Buonmarito, mi ricordo un'espressione fortissima
quando denunciò quello del manicomio di Agrigento, non so come, allora dice non mettiamo pannolini caldi, restiamo rimasti un po', dice ma che vuole dire pannolini, non mettiamo pannolini caldi su una situazione che invece deve venire fuori, così come quando nell'omelia, ricordiamo qua che ci fu qui a Canicattì, e quando lui disse, fece quell'omelia memorabile, dicendo, mettendo tutti a capo, dicendo la morte, chi sarà il prossimo? Chi sarà il prossimo proprio? Ma l'esperienza di Buon Marito era un'esperienza bellissima, perché nelle sue omelie toccava il cuore e scuoteva. Io mi ricordo tantissime cose fatte con lui, tanti problemi trattati, affrontati con coraggio, senza peli sulla lingua, ma proprio con coraggio, se c'era una cosa da denunziare la denunziava, ma era anche amabile, un uomo che ci ha amato e ci ha insegnato ad amare. Queste sono le caratteristiche di Buon Marito. Chi stava accanto a Buon Marito si sentiva amato, voluto bene da questo uomo. Anche se tu avevi fatto le cose più storte di questo mondo, ti sentivi amato. Questo aspetto misericordioso molto bello. E l'altra cosa che è stata accanto a Buon Marito, lui ci ha insegnato ad amare. Ci ha insegnato ad amare la Chiesa, ci ha insegnato ad amare l'uomo, con tutto quello che c'è di bello e di buono. Sentiremo ancora parlare di lei, Vescovo, magari ci arriveremo. No, io ormai ho concluso, questo è l'ultimo mio trasferimento, perché avendo 60 anni, devo stare a Ribera 9 anni, ormai ho concluso, anzi... Mi dicevano che a Ribera ci seguono anche la lancio un saluto ai riberesi, va bene, che riberesi che già, per cui ho pregato, sto pregando, mi sto preparando, perché arrivare all'età di 60 anni in un posto non è arrivare come quando sono arrivato qua, che avevo 50 anni, va bene, era un po' più, però... Chiedo ai riberesi che la grazia, la pace, l'amore di Dio possa scendere su questa nostra città di Ribera. E non ti nascondo che parlando con gli amici, quando dici Ribera, signore, sono le arance, c'è l'olio buono. E non vi nascondo, carissimi riberesi, il fatto che incomincio a sentire il profumo della zagara. Appena ci sarà la zagara, Paolo, mi immergerò in quei giardini e incomincerò a respirare questo odore di azzagara. Questo profumo che di azzagara, che bello, che auguro ai miei cani gattinesi. Cosa dire ai miei cani gattinesi? Scusa se dico questa espressione, miei cani gattinesi, perché mi sono sentito voluto bene, mi sono sentito amato, che mi sento cane gattinese, va bene? Cosa dire? Grazie a Cani Gatti, grazie a tutti coloro che mi sono stati vicini, grazie affettuosissimo ai sacerdoti, ai diaconi, alle religiose, alle varie associazioni volontariato, grazie al laicato. Se abbiamo fatto qualcosa in questi 10 anni, non è perché c'era Don Giuseppe, ma perché c'era una realtà. Don Giuseppe è stato uno in mezzo a voi e io sono convinto che si continuerà, anzi, meglio di prima, si continuerà ad essere Chiesa presente nel territorio. Come lo siamo stati, così continuerete ad essere ancora meglio di prima. Un grazie cane gatti, grazie per tutto quello che mi hai dato, per l'affetto che mi hai dimostrato, per il sostegno che mi hai dato. Le iniziative che abbiamo fatto, le abbiamo fatte solo ed esclusivamente con il sostegno dei cani gattinesi. Grazie.